Bella raga, siamo tornati a Metro Manila. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi viene fatta moltissime volte da moltissime persone. Quanto costa vivere nelle Filippine? È una domanda troppo generica, perché ovviamente dipende da zona a zona in cui vivi. A me piace moltissimo, mentre viaggio, in ogni viaggio che faccio, vedere quanto costano le cose, capire più o meno quanto costa la vita in quel posto. Quindi oggi siamo a Metro Manila, voglio rispondere alla domanda che mi viene fatta sempre e moltissime volte mi viene chiesto anche: si può vivere nelle Filippine con 600 euro? Quindi voglio rispondere a questa domanda e vediamolo assieme se con 600 euro si può vivere nell'area di Metro Manila. Raga, premettendo, nella vita si può qualsiasi cosa, cioè se dormo in mezzo alla strada potrei vivere anche con 100 euro al mese. Ma quanto sono disposto a compromettere la mia vita con 600 euro al mese e in quali condizioni sono disposto a vivere con quei soldi? La prima cosa che mi viene in mente per tutti gli stranieri è il visto turistico, perché comunque il 99% delle persone che viene qui nelle Filippine, vuole vivere nelle Filippine, in particolare nei primi momenti della sua vita nelle Filippine, devi fare un visto turistico. Quanto costa il visto turistico? Il primo mese è gratis, dopodiché devi rinnovarlo mensilmente ogni 2 mesi o ogni 6 mesi. E il costo per ogni 2 mesi è all'incirca di 40-60 euro. Il costo del visto è veramente variabile, non c'è mai un prezzo fisso. Comunque si aggira intorno ai 40 euro, 60 euro per 2 mesi. E la prima volta che fai il rinnovo del visto devi fare anche la ACR card. Praticamente ti costa 50 euro solo questa carta più i 40-60 euro addizionali per la prima volta. Quindi il visto costa 40 euro diviso 2, 20 euro mensili. Quindi visto 20 euro per un mese. Subito dopo il visto viene la casa, ovviamente. Dobbiamo trovare un appartamento dove stare. E raga, con il cibo questo è il topic dove ho visto più litigate in assoluto nei gruppi Facebook, persone quando parlano, è veramente il topic che crea più tensione tra le persone. E se ne sentono veramente di tutti i colori, dai 100 euro per una unit in un condominio a Metro Manila, che personalmente non ho mai e mai avuto l'occasione di trovarne una perché sennò l'avrei presa al volo, fino ad arrivare a 2.000, 3.000, 4.000 euro alla unit, che è totalmente vero, dipende ovviamente dalla zona, dal condominio, dal posto, eccetera. È anche vero che la zona fa moltissimo sul prezzo della unit. Normalmente, se sei uno straniero, spero per te che a Metro Manila affitti un condominio con tutte le amenities, con palestra, piscina, perché se te ne vai come i normali filippini a vivere in case dove non c'è security, dove non c'è la guardia, non so dove veramente in quali condizioni vai e cosa ti possa succedere. Quindi, tenendo conto che ti vai a prendere un condominio a Metro Manila, spero anche per te che lo prendi in una zona abbastanza sicura, perché conosco anche italiani che vivono in zone abbastanza pericolose o comunque conosciute per essere pericolose e ci vivono e il loro feedback, a dire il vero, è anche: io vivo benissimo, non costa neanche tanto e sto bene. Io personalmente non andrei a vivere in una zona pericolosa, giusto per peace of mind, cioè perché devo andare a vivere in una zona pericolosa quando a quel punto me ne starei in Italia, cioè quantomeno non rischio il di dietro ogni giorno. Ma questo è un pensiero personale. Quindi, se vieni a vivere nelle Filippine, vieni a Metro Manila, un'altra cosa da considerare è anche il lavoro che hai e dove lavori. Normalmente gli stranieri lavorano a Makati, a BGC, a Pasay o a Nord, Quezon City o East Food City. Sono tutte zone comunque dove puoi trovare condomini bellissimi, a prezzi però ovviamente un pochino alti. Se sei pensionato invece non ti consiglio di stare a Metro Manila, perché comunque è una città dove si lavora principalmente. Se vieni nelle Filippine a vivere, vai in provincia da pensionato e vivi una vita molto più rilassata, molto più bella, che spendi molto di meno e stai in pace con te stesso. Se vuoi vivere a Metro Manila da pensionato, ti consiglio comunque di vivere a Makati, BGC, in posti dove comunque ci sono parchi, zone dove puoi camminare, dove ti puoi svagare nei mall e la sicurezza è sempre la priorità. Quindi per un appartamento in una delle città di Metro Manila decenti, con un bel condominio con piscina, con palestra e tutte le amenities che i condomini hanno qua, paghi intorno a prezzi di almeno 300 euro al mese per una unit decente.
E da lì vai a salire, puoi arrivare veramente a prezzi anche di 5-10 mila euro al mese, e ne ho visti alcuni di appartamenti così. Ovviamente vi lascio solo immaginare quanto siano belli. Comunque, per stare bassi, per avere un appartamento basico di 18 metri quadri in BGC o Metro Manila, al di sotto dei 300-350 euro veramente non riesci a trovare. La maggior parte degli italiani che vengono qui nelle Filippine poi se ne tornano in Italia perché trovano persone che dicono informazioni sbagliate. Questo è il feedback e cosa succede alla maggior parte degli italiani. Devi capire che se vieni a vivere nelle Filippine, la vita ti sarà stravolta totalmente, per abitudini, per rapporto con le persone, per tutto. La tua vita sarà totalmente diversa, e se in più vivi in un appartamento che è di 150 euro al mese, 200 euro al mese, raga, se ci state bene voi, ben per voi, ma onestamente l'80%, il 90% degli italiani non ci riuscirebbe a stare. Quindi prendiamo il nostro foglio e il nostro pennarello, facciamo casa, mettiamo un prezzo di 400 euro di media. Nozione veloce veloce: se vuoi comprare un appartamento nella zona di Metro Manila, l'average è di 60.000 pesos per metro quadrato. Nell'area di Makati, dove vivo io in questa casa attualmente, i prezzi si aggirano per 150.000 pesos al metro quadrato, che sono quasi 3.000 euro al metro quadro. E dopo la casa ovviamente dobbiamo mettere acqua ed elettricità. Acqua costa pochissimo, mettiamo un 10 euro generici, ma è anche meno, mentre invece l'elettricità dipende moltissimo dalle appliances che vai ad usare. Noi il mese scorso, in questa unit dove stiamo, che sono 56 metri quadri con due aree condizionate che non usiamo tantissimo, ma comunque le usiamo almeno tutta la notte, abbiamo speso 70 euro di elettricità per un mese. Quindi abbiamo messo l'acqua a 10 euro, mettiamo l'elettricità a una media di 40 euro. Per essere generici e non sparare cifre troppo alte, noi il mese scorso abbiamo speso di più. Dopodiché c'è internet. Internet dipende veramente da quanto usi tu il telefono. Per fare una media generale di una promozione con Globe o con una fibra ottica, stiamo intorno ai 20 euro al mese. E hai delle promozioni con già tanti gigabyte dove puoi navigare abbastanza velocemente e non hai problemi per roaming o per downloading. Praticamente è un internet che ti permette anche abbastanza di lavorare. E adesso parliamo di cibo, un altro dei motivi di lite tra persone nei gruppi Facebook. Io mi diverto sempre, tu vai nei gruppi Facebook delle Filippine, ti metti a vedere quanto costa fare la spesa nelle Filippine, inizi a farti le ghignate, veramente ne trovi di ogni colore. È difficile dire quanto costa fare la spesa nelle Filippine, perché dipende da cosa mangi, se sei vegetariano, se mangi soltanto il chicken, se mangi soltanto il pork, dipende veramente da te. Quindi al posto di dire costa 100 euro alla settimana, che non posso essere io a dirti quanto spendi tu nel cibo a farti la spesa, magari non fai la spesa come noi non mangiamo quasi mai a casa, quindi che spesa facciamo? Facciamo una spesa minima per la bimba, ma poi quando siamo qua a Metro Manila prendiamo sempre da sporto, perché costa quasi meno a nostro parere che fare la spesa di per sé. Perché? Perché devi, quando ti fai la spesa di per sé, poi devi avere il tempo di cucinare, il gas, se ti esce bene o no il mangiare che cucini, se sai cucinare, mentre invece ti prendi da sport, ti prendi quello che vuoi nell'app, ordini quello che vuoi, il prezzo, svariati prezzi e via così. Quindi il prezzo della spesa dipende da te, dipende da dove vai. Ci sono i wet market, i palenche, dove il prezzo, i prezzi sono un po' più bassi, nei centri commerciali sono un po' più alti, ci sono centri commerciali come SM che i prezzi sono ragionevoli, mentre invece ci sono posti come Marketplace, che è Rustans, dove i prezzi sono molto più alti, perché sono un po' i centri commerciali di elite, sono i mini market dove tutto costa un po' di più, non ho mai capito bene perché, ma va bene così. E quindi per quanto costa fare la spesa vi metto qui alcuni video che ho fatto oggi al centro commerciale, vedete i prezzi e arrangiatevi voi, provate a capire un po' voi quanto possa costare far la spesa.
Ultima nota sulla spesa, ribadendo che comunque noi non facciamo mai la spesa qui a Metro Manila, io vi direi almeno un 150-200 euro al mese di spesa, secondo me li vai a spendere easy easy, facile facile, e a questi 150-200 euro di spesa devi aggiungere 15 euro almeno di gas per cucinare, perché se usi l'elettricità, se usi il fornello elettrico, sicuramente 40 euro di elettricità non ti vanno a bastare. Un'altra cosa molto importante da considerare è quanto costa la lavanderia, perché in quasi tutti i condomini non ci sono le lavatrici. Anche noi non abbiamo la lavatrice, mandiamo tutto alla laundry, ci puliscono le cose, te le impacchettano, te le stirano, te le ridanno perfette, pulite nel giro di meno di un giorno a casa tua. Quanto costa? Noi abbiamo trovato qui vicino 180 pesos per un load, saranno 5 kg, 6 kg, non lo so. Comunque considera che per pulire i panni, se sei da solo in particolare o se siete in due, per settimana ti farai, posso assumere almeno due load, quindi spendi intorno ai, diciamo, 300-400 pesos per settimana. Ho fatto adesso un conto veloce veloce, meno di 28-30 euro al mese di lavanderia noi almeno li andremo a spendere, quindi questa qui è la cifra che possiamo mettere qui, 28-30 euro. Poi c'è il discorso mangiare fuori. Per il mangiare fuori nei ristoranti veramente anche qui c'è un range grossissimo. Se vai da McDonald's costa più o meno 3-4 euro un menù, se vai a mangiarti una pizza te ne costano già quasi 600-700 pesos a persona, se vai in ristoranti di alto livello e molto prestigiosi spendi tanto quanto in Italia. Quindi anche qui mettiamo un average, se vai due persone a mangiare fuori una volta sono 20 euro. Facciamo che vai a mangiare fuori almeno una volta a settimana, anche qua si fanno almeno 80 euro al mese. Ok, le ultime cose che potremmo includere sono i vizi e i trasporti. Dei vizi non lo so, dipende da te che vizi hai, se fumi un pacchetto di sigarette penso costi intorno ai 70-100 pesos, quelle da 20 non ne ho idea, non fumo. Bere una birra locale costa intorno ai 50 pesos, quelle importate intorno ai 90-100 pesos. Se hai altri vizi, fatti tuoi, non lo so. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto a Metro Manila non costano tanto. Mentre invece se vuoi avere una moto o una macchina, ti devi comprare ovviamente la moto o la macchina, e dopodiché la benzina attualmente nelle Filippine costa a oggi 86 pesos per litro. Quindi abbiamo qui la nostra lista, alla fine siamo a 815 euro e non abbiamo neanche incluso tutti i costi che una persona realmente alla fine del mese spende, perché ci sono molti molti più costi che non abbiamo neanche menzionato, non mi vengono neanche in mente, se ti vengono in mente mettili nei commenti che almeno possiamo condividere molte più informazioni utili anche a chi sta guardando il video. Onestamente 600 euro al mese, anche se vivi da solo qui a Metro Manila, non sono sufficienti. Non sono sufficienti per avere una vita dignitosa o quantomeno paragonabile a quella che potresti avere in Italia, perché non ti puoi mettere a paragonarti con un filippino che è nato e ha vissuto qua, perché ha una diversa mentalità, ha diverse abitudini che un italiano con la vita che ha vissuto in Italia adagiata non riuscirà mai ad adattarsi al 100% alla vita di un filippino locale. E non è questione di essere razzisti, è questione di essere realisti. Anche un filippino che si è trasferito abroad, che è andato all'estero, che vive in Italia, che vive in America e vuole tornare qua, ha diverse abitudini, non riuscirà mai più ad adattarsi alla vita che poteva avere prima o che poteva avere quando era un bambino e quando va lasciato le Filippine. Perché quando lasci le Filippine, ovunque andrai, a meno che non vai in situazioni simili alle Filippine, la tua vita migliora. Perché per forza di cose, le Filippine, se non hai soldi, hai una vita molto complicata. Se hai invece i soldi, hai tutto e fai una vita da signore. Ultima cosa, ma probabilmente la più importante, se non avete un'assicurazione sanitaria dovete assolutamente farla nelle Filippine, perché nonostante ci sono gli ospedali pubblici, non è vero che non ci sono, ci sono, ma è meglio non andarci perché entri in una condizione e ne esci che sei ancora peggio. Quindi se vuoi venire a vivere nelle Filippine, assicurati di farti un'assicurazione sanitaria o il lavoro in cui andrai a lavorare, assicurati che te la dà.
quasi tutte le compagnie qui a Metro Manila, se lavori per una compagnia, ti danno anche l'assicurazione sanitaria. Molto importante, includila sempre nelle priorità della vita nelle Filippine qui. È tutto per oggi. Se hai qualche nozione, qualche informazione di più, vuoi condividere qualsiasi tuo pensiero, mettilo nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!